Diamo inizio a questo secondo incontro di quel tris di incontri di carattere seminariale che, come Leda, abbiamo promosso all'interno della nostra campagna, che è quella del voglio vivere come dico io, insomma, no? E che poi è un corollario, ma per noi importante, perché si sviluppa all'interno del percorso che abbiamo attivato, presentazione del progetto di legge del Consiglio regionale della Lombardia, legge sulla vita indipendente delle persone con disabilità. Dicevo, questo è il secondo incontro, il primo l'abbiamo fatto qualche settimana fa, ed era sui temi in modo particolare della legge 112 e del dopo di noi. Oggi invece affrontiamo un tema molto specifico, che vedrà la presenza come si dice, discussant, insomma, che discuteranno da una parte Alberto Fontana, past president di Leda e presidente del Centro Nemo, direttore della cooperativa sociale Spazio Aperto, e poi Laura Abert, che è la responsabile del Centro Antidiscriminazione Franco Bonprezzi, insomma, il centro appunto che per Leda si occupa proprio delle questioni legate all'antidiscriminazione. Infatti il tema di oggi che affrontiamo è la discriminazione nei luoghi di vita, a scuola, al lavoro, al museo, e sappiamo che ce ne sono parecchi, insomma, no? Poi proprio in rapporto a queste questioni qua, siccome un tema sicuramente anch'esso discriminatorio, quello legato all'accessibilità, la volta prossima, che sarà il 21 di gennaio, avremo un incontro proprio sul tema della discriminazione urbana. Comunque questo tema della discriminazione è particolarmente importante anche per noi, e perché anche Laura Abet nel suo intervento, recentemente noi abbiamo avuto un riscontro molto importante, abbiamo avuto un parere positivo da parte del Tribunale di Milano, che ha accolto un ricorso che abbiamo presentato proprio noi come Leda con la SG, che è l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Abbiamo presentato contro Regione Lombardia, no? In quanto siamo ricorsi contro un requisito che la Regione poneva nei suoi bandi, che per quanto riguarda l'accesso ai benefici della cosiddetta misura B1, quella che riguarda i disabili gravi, richiedeva un requisito di permanenza di 2 anni, di una residenza biennale, no, per l'accesso a questa misura. Il tribunale, il giudice, ha definito discriminatorio e irragionevole il fatto di aver posto questo requisito. Per noi quindi è, diciamo così, un risultato molto importante, no? Che proprio dimostra la validità e il ruolo che col Centro Antidiscriminazione Franco Bonprezzi svolgiamo per fare in modo appunto che atteggiamenti discriminatori vengano riconosciuti e anche attraverso ricorsi di carattere illegale possono essere eliminati dalle normative sia di carattere regionale che anche di altro carattere. Ecco, quindi con questo io lascio adesso la parola a Laura e ad Alberto Fontana. Io non mi sono presentato prima in introduzione, sono Alessandro Manfredi, l'attuale presidente di Leda. Ringrazio tutti voi per la partecipazione e la presenza a questo incontro. Vi auguro appunto una buona permanente, e poi vi do appuntamento al prossimo incontro che, come dicevo, si terrà il 21 di gennaio del 2021. Grazie a tutti e buona permanenza. Bene, grazie Alessandro per aver presentato questo momento di incontro. Per noi oggi è molto importante condividere con voi attraverso il lavoro che quotidianamente svolgiamo attraverso il Centro Antidiscriminazione Franco Bonprezzi, del quale l'avvocato Abet è il nostro responsabile. Condividere con voi i processi che mettiamo in atto quotidianamente rispetto all'esercizio
del riconoscimento di una condizione di discriminazione, cercando di declinarlo all'interno di luoghi di vita. Avremmo potuto, come potete immaginare, affrontare tanti temi che riguardano i luoghi di vita. Ne abbiamo presi tre come spunto di approfondimento, proprio per dare sostanza a quella che è l'applicazione di una legge importante per tutte le persone con disabilità, che è appunto la legge 67, rispetto alla discriminazione. È fondamentale condividere con tutti voi che la legge italiana prevede una forte tutela di tutti i diritti. In particolare dobbiamo aumentare, accrescere attraverso la consapevolezza, e questo è lo spirito col quale abbiamo deciso di organizzare questi momenti di incontro, sul fatto che le persone con disabilità non devono più domandare il riconoscimento dei loro diritti, ma bensì devono chiedere la loro applicazione e combattere perciò la discriminazione che deriva appunto dalla loro non applicazione. Noi partiamo da una tesi molto, molto semplice, che noi comprendiamo sulla nostra pelle ogni volta che interagiamo con le istituzioni, con i comuni, con la scuola, con le associazioni, cioè che siamo assolutamente convinti che tutti i soggetti che partecipano alla costruzione della qualità della vita di una persona con disabilità, che sono anche al centro della nostra proposta di legge rispetto alla vita indipendente, hanno il dovere di facilitare e favorire l'eliminazione di tutte le discriminazioni diffuse nella nostra società. È chiaro che noi però abbiamo la contezza che questi diritti, rispetto a quello che è il riconoscimento della nostra qualità della vita, ancora oggi non è al centro di quelle che sono le politiche che permettono un'inclusione reale della persona con disabilità nei luoghi appunto di vita. Il Centro Antidiscriminazione perciò ha proprio la missione di divulgare, di far crescere la consapevolezza dei diritti, anche perché l'applicazione della legge 67 sul tema della discriminazione ha la necessità chiaramente di conoscenza della norma, della consapevolezza che non basta immaginare di essere convinti di aver subito una discriminazione, proprio perché in sede di giudizio, come è stata anche l'ultima portata avanti dal Centro Antidiscriminazione, raccontata dal nostro presidente, è chiaro che questo ha un ingaggio rispetto alle norme e alla sua complessità che necessita di competenza. Ed è un po' anche la battaglia che noi svolgiamo attraverso il Centro Antidiscriminazione, che ha necessità di grandi competenze. Affiancato all'avvocato Abet c'è l'avvocato Giulia, c'è Sergio, ci sono persone che voi conoscete che quotidianamente rispondono a tutte le vostre segnalazioni di discriminazione. Ci tengo a sottolineare che è un lavoro enorme, pensando a una regione come la nostra, tenendo in considerazione che il Centro Antidiscriminazione gestisce oltre 1000 segnalazioni di possibili situazioni di discriminazione all'anno, perciò si tratta di un lavoro minuzioso da parte dei nostri avvocati, proprio per riuscire ad identificare quei luoghi dove non è possibile superare la situazione di violazione di discriminazione attraverso un accomodamento o attraverso la consapevolezza e la modifica di quella norma che stabilisce una discriminazione, di poter poi attuare un'azione legale nel contesto opportuno. Il dialogo che cercheremo di sviluppare insieme all'avvocato Abet parte proprio dal punto di partenza, che è proprio quello della legge 67, perciò della legge sulla discriminazione e le sue applicazioni. Perciò, per certi versi, affronteremo un po' degli aspetti che hanno in sostanza elementi tecnici, ma che vogliono favorire consapevolezza nella comunità delle persone con disabilità rispetto all'utilizzo di questo strumento. Perciò credo che sia opportuno che lasciare la parola all'avvocato Abet, proprio per introdurci rispetto al tema
della discriminazione da un punto di vista legale rispetto alla nostra esperienza e in coincidenza con quello che tutti i giorni cerchiamo di sviluppare su questo tema. Prego, Laura. Grazie, Alberto. Il tema della discriminazione, oggetto del dialogo nei luoghi di vita di oggi, è molto ampio e coinvolge tantissime situazioni. Vi è mai capitato di sentirvi discriminati in qualche maniera? Provate a pensarci un secondo, poi magari me lo dite. E vi ha colpito il Paris Saint-Germain e l'Istanbul che hanno sospeso la partita per dire no alle discriminazioni ieri sera? È un discorso molto ampio che la discriminazione abbraccia, che coinvolge tantissime situazioni. Noi restringiamo il campo e parliamo solo di discriminazione legata alla disabilità. E anch'io ho una convinzione, come Alberto, che tutti noi, quindi voi anche che siete qui e avete il coraggio di ascoltare questa ora, questo dialogo, possiamo fare qualcosa per arginare tutte le discriminazioni, in modo particolare di questo tipo che è particolarmente, non riesco a trovare una parola diversa, che odioso. Lavoro da 20 anni nel centro e antidiscriminazione, prima era un servizio legale e poi si è trasformato in centro antidiscriminazione, e quindi le pratiche che noi dobbiamo affrontare riguardano più del 50% la discriminazione. Non tutte riguardano questo argomento, chiaramente, perché essendo il servizio legale nato a 360 gradi su tutte le materie della disabilità, è vero che negli ultimi anni abbiamo compreso sempre di più, perché le richieste che arrivavano al centro erano di persone che lamentavano e che dicevano sono stato discriminato in questo luogo, in quest'altro luogo, in quest'altro luogo, e la discriminazione blocca ancora, per i vari tipi di barriere che si incontrano, le azioni della vita delle singole persone. Perché è importante innanzitutto capire, ed è il pilastro fondamentale della nostra, del nostro faro, come diceva Franco Bonprezzi, che è la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che la disabilità è non la menomazione basta, è l'interazione che c'è da una parte della menomazione, della difficoltà, della fragilità, e dall'altra tutte le barriere non soltanto quelle fisiche, ma soprattutto quelle sociali, quelle culturali, che impediscono effettivamente poi nella pratica la partecipazione alla società sulla base di uguaglianza con gli altri. Quindi alla fine chi discrimina è la società in questa visuale, ma è effettivamente così. Tutte le domande, tutte le richieste, tutte le evidenziazioni delle persone che si rivolgono a noi, pensate, una decina di telefonate al giorno riceviamo, e altrettante email il centro e noi singoli professionisti riceviamo, quindi è veramente un lavoro molto grande, ma tutti lamentano quando sono discriminati. Quando si sentono guardati, quando non possono amare, quando non possono essere capiti, non sono inclusi in classe, se sono nella classe non possono partecipare. Quindi effettivamente le situazioni di trattamento differenziato, di esclusione che riguardano la disabilità senza che ci sia una giustificazione è una discriminazione, e di fatto ogni discriminazione è una violazione dei diritti umani, visto che oggi neanche ne ricordiamo la giornata. E rispettare e difendere i diritti umani, quindi non soltanto quelli delle persone con disabilità, ma i diritti umani, è compito della società intera. Però se le domande che sono arrivate alle associazioni, in modo particolare al nostro servizio, sono tutte rivolte a ridurre la situazione di svantaggio che la disabilità crea, gli strumenti che l'ordinamento giuridico italiano, che pure, come ha detto Alberto, sono vari e sono tanti, sono risultati insufficienti, perché le persone sono ancora ampiamente discriminate, emarginate, isolate, e l'atteggiamento pietistico regna ancora assolutamente sovrano. Ecco perché però l'Italia e le associazioni hanno fatto nascere, con la spinta appunto politica, quello della
la legge 67. Questa legge è nata più di 15 anni fa, 14 anni fa, scusate, più di 10 anni, volevo dire, e che è uno strumento che si aggiunge agli altri di tutela giuridica. Ed è un sistema molto snello, molto semplice. Ecco perché ci piace, ecco perché è il nostro cavallo di battaglia. Pensate che non è necessario neanche rivolgersi ad un avvocato. In realtà poi dopo noi lo consigliamo sempre, in quanto è ovvio che farsi patrocinare in giudizio davanti a un giudice con un sistema di tecniche procedurali particolari è meglio che ci sia un avvocato. Però, pensate, ricordatevelo, è importante sapere che è un sistema semplice e quindi chiunque, quindi anche l'assistente sociale, quindi anche il sindaco di un comune, anche gli educatori, anche noi, semplicemente potremmo fare un ricorso davanti al giudice. Ci sono tre tipi di discriminazione. Questa legge, che è una legge fatta di 10 articoli, veramente molto, molto ristretta, molto snella. Ed è, ce ne sono tre, vi dicevo, ed è la nozione di discriminazione diretta, quando, pensate ad un alunno, è trattato meno favorevolmente di quanto potrebbe essere o è il suo compagno di banco, perché ha una disabilità. Pensate quindi di essere, ad esempio, un bambino di 13 anni che deve andare in gita di terza media e non può andare perché il dirigente scolastico non ha trovato un accompagnatore. Oppure ancora quando le ore individuate di insegnanti di sostegno, assistenza educativa, di cui sarete senz'altro più esperti di me, non sono sufficienti. In questo caso abbiamo una situazione di discriminazione diretta. Andiamo a colpire proprio quel bambino che non può andare in gita, quel bambino che viene messo fuori dalla classe. Poi abbiamo l'altro tipo, la discriminazione indiretta, che sono quei comportamenti che sembrano anche innocui, apparentemente neutri, dice la normativa, che mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri. E ad esempio abbiamo fatto un ricorso molto molto importante contro la provincia di Pavia, perché doveva essere ristrutturata l'aula consigliare e si erano dimenticati che il palco dovesse essere, per normativa di legge, non perché ce lo siamo inventati noi, un palco assolutamente accessibile a tutti. E qui è una situazione di barriera architettonica, chiaramente una discriminazione di tipo indiretta. Oppure un altro caso di discriminazione diretta, l'abbiamo ricevuto definito così dal giudice, quando una ragazza di 25 anni voleva andare ai magazzini generali, voleva partecipare insieme ai suoi amici ad un concerto, quindi un luogo di vita qualsiasi, e non ha potuto partecipare. In realtà gli hanno trovato poi dopo un risarcimento, un accomodamento ragionevole, vediamo come, però da quel momento in poi i magazzini generali almeno si sono messi sull'attenti. Quindi due ne abbiamo visti, diretta e indiretta, ma quella più particolare, che comunque è una discriminazione, ed è importantissimo questo che rimanga, che sono, per la legge 67, considerate discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti che danno fastidio, connessi chiaramente alla disabilità, ma che violano la dignità e la libertà di una persona. Abbiamo partecipato per farvi un esempio, darvi l'idea, alla difesa, affiancando come associazione, quindi come LEDA, come centro antidiscriminazione, altri due avvocati di Verbania, che difendevano una collega di 45 anni gravemente offesa su Facebook. E è stato determinato dal giudice che era una situazione di discriminazione. Quindi è sottile, è molto importante che si possa pensare che le molestie siano considerate dalla legge, quindi perseguibili per legge, una discriminazione.
La cosa più divertente di questa norma, oltre che noi ci cimentiamo quotidianamente, è che, come ho detto prima, l'avvocato non serve, quindi è semplice. E che l'ordinanza che il giudice emette è un'ordinanza che contiene anche, eventualmente, questo purtroppo ancora non ci siamo, con delle cifre molto cospicue, comunque contiene un risarcimento del danno, sempre. E poi chiaramente ordina il giudice la cessazione della condotta discriminatoria, ma quello che a noi piace di più è la pubblicazione della sentenza su un quotidiano di tiratura o nazionale o regionale, insomma importante a seconda della situazione. Questo ha per noi un significato importantissimo, perché diffonde certamente la visione positiva della tutela dei diritti delle persone con disabilità e si fa cultura, ma cambia la cultura per cercare di eliminare i pregiudizi anche nell'ambito della disabilità. Potremmo parlare di tante altre cose, però non so, Alberto, se vuoi aggiungere qualcosa tu o vuoi fare qualche domanda oppure allora, se passiamo. Hai descritto l'impianto sul quale avviene l'analisi di quali possono rientrare all'interno della normativa della legge 67 e ci avviciniamo ai luoghi di vita che abbiamo identificato all'interno di questo momento di incontro. Il primo che analizziamo è il contesto scolastico, perciò della scuola, in particolare dell'inclusione scolastica, facendo riferimento all'articolo 24 sul specifico sull'educazione. Però ieri commentavamo, preparando questo momento di incontro, la denuncia per certi versi fatta dall'Istat in merito al fatto che le persone con disabilità, in un numero elevatissimo, si parla appunto di oltre il 25% delle persone con disabilità che durante il periodo Covid non hanno partecipato al diritto dell'inclusione scolastica delle persone con disabilità. Perciò questo è sicuramente nel confronto, però vorrei partire con te su questo aspetto, perché è sicuramente un elemento di discriminazione a prescindere dal contesto di emergenza che noi viviamo. Questo lo affermo e metto un punto di domanda per lasciarti a te l'approfondimento rispetto a partendo da questa esemplificazione che è sui quotidiani, per affrontare il tema del diritto dell'inclusione scolastica delle persone con disabilità proprio rispetto alla legge 67 all'articolo 24. Allora, andiamo di mettere insieme i pezzi. Dicevo che abbiamo, come hai detto tu, il nostro faro è sempre la Convenzione ONU, e l'articolo 24 stabilisce che dobbiamo, in quanto abbiamo firmato la Convenzione, fornire ai bambini, ai ragazzi, anche appena maggiorenni, studenti e alunni, tutte le misure di sostegno personalizzato e anche in un ambiente che permetta il progresso scolastico. Questo è il principio fondamentale. Tutti i servizi in qualche modo devono, no, senza in qualche modo, scusate, tutti i servizi si devono adeguare, l'articolo 19 della Convenzione ONU che lo stabilisce, insieme ad una ampissima normativa in tema di inclusione scolastica che l'Italia ha messo in atto. E c'è la parte ordinaria e poi la parte, diciamo così, meno ordinaria, data dal periodo, anche se ormai diventa sempre più lungo, dell'emergenza data dal Covid. Queste due parti in qualche modo devono integrarsi e si integrano in realtà. Partiamo dalla fine, visto che mi hai lanciato la palla sul Covid e lo viviamo adesso, e dopo le vacanze natalizie ci sarà un cambiamento. Il movimento delle associazioni ha fatto fatica, ma ci è riuscito,
e ha ottenuto che i DPCM di novembre e i DPCM di dicembre individuassero la possibilità di frequentare la scuola per gli alunni con disabilità anche in presenza, anche nel caso di sospensione per gli altri. Cioè i movimenti delle associazioni, Finisci in testa e noi nel nostro specifico ambito di applicazione pratico con le lettere ai vari comuni e dirigenti scolastici che ci hanno visto impegnati in questo periodo, è quella di far sì che se il ragazzo, l'alunno ha bisogno di stare in classe in ragione della sua disabilità, tutto il sistema scolastico, familiare, degli enti si deve organizzare perché questo diritto venga rispettato. E guardate che questo diritto non è così diffuso, così diffuso nella sua conoscenza. Poi ci sono chiaramente genitori che lo sanno o che lo vengono a sapere e che lo vogliono, altri che hanno paura e quindi preferiscono di no, altri ancora che lo vorrebbero ma temono in modo ancora maggiore il fatto che si creino soltanto delle classi speciali. Quindi questa norma, che apparentemente è stupenda perché è bellissima, tutti i ragazzi in questo momento del liceo, pensiamo, sono in didattica a distanza, e i ragazzi con disabilità potrebbero essere in presenza, però così non è. E la percentuale che ha detto Alberto, il 23%, addirittura non fa neanche la didattica a distanza. Cioè, vi rendete conto? Non so se mi sono spiegata il paradosso. La legge dice le persone con disabilità, gli alunni con disabilità, scusatemi, nel loro inizio di percorso di vita, hanno diritto a stare anche in classe, certo organizzandosi, non sarà facile, ma si deve, la società, proprio perché la definizione è la società che crea la disabilità, la società si deve organizzare, ma l'Istat, facendo il suo sondaggio, stabilisce che su questo 100%, gli alunni con disabilità non solo non vanno a scuola in presenza, ma neanche accedono alla didattica a distanza. E questa è una discriminazione di fatto enorme, che noi non abbiamo combattuto per il momento con nessun tipo di ricorso, ma con numerosissime lettere. Giulia, Sergio al telefono in continuazione, facciamo comprendere ai dirigenti scolastici e alla famiglia com'è la situazione. Il rischio è che però il DPCM del 3 dicembre dice che dal 7 di gennaio almeno il 75% deve essere in presenza a scuola. Ma guardate, ha detto Alberto 100 e 25, sembrerebbe proprio quel gap che viene a mancare. Dovremmo quindi stare ancora più attenti, voi operatori e noi attivarci ancora di più, perché questa differenza non sia colmata proprio dai ragazzi con disabilità, perché il rischio è veramente elevatissimo. Quindi antenne alzate e inviateci le persone. Faccio un passo indietro. I problemi che possono sorgere all'interno della scuola sono tantissimi, potremmo parlarne per ore. Ve ne porto due, visto che uno abbiamo parlato del Covid subito, in modo che, essendo la situazione in cui viviamo. Le scuole non possono in alcun modo non accettare un alunno con disabilità, non accettare l'iscrizione di un alunno con una disabilità. Si devono attivare, dovranno sdoppiare la classe, dovranno organizzarsi in tutti i modi possibili, chiedendo al comune, chiedendo alle associazioni, ma non possono rifiutare l'iscrizione di un bambino con disabilità. D'altra parte tutti sappiamo appunto quanto è importante, tutti siamo stati a scuola, quanto è importante per un bambino piccolo, prima elementare, trovare un luogo che sia accogliente, che sia inclusivo, uno spazio per creare la propria personalità, la propria identità. Eppure in casi in cui questo non avviene sono numerosissimi. Nell'ambito di un alunno con disabilità ancora di più. Quest'anno però abbiamo ricevuto una bellissima sentenza positiva utilizzando la legge 67, perché una scuola paritaria
è stata condannata dal giudice del Tribunale di Milano, quindi anche questo per noi è molto importante, perché aveva rifiutato l'iscrizione di un bambino con la disabilità nel passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare. Quindi era ovvio ed era naturale che il bambino continuasse con i propri compagni, che continuasse con il proprio ambiente, ed era motivo fondamentale anche per il tipo di disabilità di questo bimbetto di 7 anni, però la scuola ha detto: ho già accettato altre due persone con disabilità che hanno una disabilità più grave, e quindi abbiamo soltanto due sezioni, quindi non è possibile. Abbiamo sostenuto la famiglia in un ricorso e il giudice ha stabilito che l'obbligo di accoglienza degli alunni con disabilità nelle scuole, statali ma anche paritarie, perché altrimenti perdono la parità, non è soggetto ad alcun limite numerico rigidamente stabilito, ma bisogna guardare la situazione. E noi siamo molto contenti di questa sentenza, perché permette di far comprendere come l'accesso alla scuola sia tutelato veramente a 360 gradi, e anche con questa azione è possibile ottenere un'ordinanza che tuteli il bambino. L'altro tema importantissimo su cui noi facciamo milioni di ricorsi, sono milioni, forse sono esagerata, però tantissimi ricorsi. Abbiamo fatto anche una campagna nel 2012, Vogliamo andare a scuola, sostenendo gruppi di genitori affinché si ottenesse insegnanti di sostegno, il numero di insegnanti di sostegno, il numero delle ore di insegnanti di sostegno, il numero di ore di assistenza alla comunicazione, assistenza educativa, sempre facendo ricorso alla legge 67. Ricorsi tutti vinti, perché è un diritto esigibile. È un diritto chiaramente sancito. Poi dopo c'è la questione del MIUR, cioè dell'Ufficio Scolastico Regionale, e del MIUR, che non danno le risorse adeguate agli istituti scolastici per affrontare in modo adeguato quanto è contenuto nel PEI, cioè tutto quello che serve per l'inclusione a scuola e nella vita di quel bambino o di quel ragazzo. E allora si fa ricorso, la norma esiste e, ripeto, sono tutti vinti. Certo, metà del nostro lavoro è convincere le famiglie a fare ricorso, perché non è così automatico. Anche se c'è dietro un centro antidiscriminazione, anche se c'è dietro un'associazione che eventualmente anche gli sostiene economicamente, per la famiglia fare ricorso è comunque una difficoltà, non è così automatico. Collego a quello che ho detto del PEI, perché è importantissimo. È necessario sapere due cose di questo documento, che è lo strumento per poi far valere i diritti dei bambini, degli alunni, degli studenti con disabilità in generale, in via stragiudiziale, anche in modo autonomo, dalle stesse famiglie, anche quando in via stragiudiziale venite al centro, e poi anche davanti al giudice, quindi nei vari tre livelli, autonomamente, davanti con un avvocato oppure davanti ad un giudice, perché è il luogo in cui il consiglio di classe, insieme agli operatori del comune, dei servizi specialistici, la parte sanitaria, i genitori e anche l'alunno, laddove è possibile, si costruisce il piano. Un piano che, e questa è una novità molto importante, prevede. È una novità relativamente giovane, cioè è la normativa sulla buona scuola che l'ha introdotto, per la quale in realtà stiamo ancora aspettando, e chissà quando arriveranno tutti gli atti attuativi, quindi non si sa quando entrerà in vigore. Ma questo piccolo particolare del PEI è fondamentale, perché in realtà questo articolo è già attuabile. Il progetto individuale, quello a cui si faccia sempre riferimento nelle persone con disabilità, il diritto alla vita indipendente, il progetto individuale fatto è l'articolo 14 della 328, che è quello redatto dal comune insieme alla parte sanitaria su richiesta della persona con disabilità, quando vuole fare soprattutto un progetto di vita autonomo, in modo per mettere insieme tutte le forze, tutte quelle che sono le forze
pratiche, ma anche i bisogni, anche i desideri e anche i diritti di scegliere dove, come e con chi vivere. Con questa legge si è stabilito che il progetto individuale dell'articolo 14 deve essere fatto anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. Quindi si stabilisce che il progetto di vita è parallelo al nostro PEI, quel documento che è fondamentale all'interno della difesa dei diritti di inclusione di un bambino con disabilità. E il PEI diviene parte integrante, cioè diventa un pezzettino del progetto individuale di vita. Anche questa è una cosa molto importante. Il PEI, quindi, riassumo, è fondamentale, deve essere fatto bene e tutte le persone che ho nominato devono partecipare. Sì, non si può essere in alcun modo mai non iscritti e non accettati ad una scuola, e anche in questa situazione di emergenza divulgate il più possibile alle famiglie che gli alunni con disabilità possono andare a scuola. Potremmo parlare ancora per ore. No, io direi che abbiamo inquadrato. Tra l'altro iniziamo ad avere qualche domanda che poi affronteremo. Manu ci ha posto una domanda, poi riprendiamo il tema della scuola, però ci avviciniamo al secondo luogo che noi abbiamo identificato, che è il lavoro. Abbiamo deciso di affrontare il luogo di lavoro perché, e lo diciamo in maniera molto chiara, è un ambito nel quale il tema della legge 67 sulla discriminazione ha particolari. Tu hai usato una parola molto importante, nel senso che la legge 67, per essere applicata, va letta rispetto all'idea che ognuno di noi ha di aver subito una discriminazione proprio nei particolari. Perché riuscire a convincere il giudice, io riassumo quello che ho vissuto insieme a te e insieme a tutti gli amici di Leda quando dobbiamo decidere se affrontare una causa da un punto di vista della discriminazione, diciamo che la sua applicazione da un punto di vista normativo è proprio nel particolare. Perciò convincere il giudice in quel particolare specifico che non si tratta di un qualcosa che sfugge, che le istituzioni non è stato in grado, cioè che giustifica per certi versi il luogo nel quale si compie la discriminazione, ma è proprio pieno di fondamento quello che è la discriminazione all'interno del percorso legislativo. Noi abbiamo deciso di affrontare il tema del lavoro anche perché recentemente il 17-11 Regione Lombardia ha deliberato l'impianto rispetto al sostegno delle iniziative a favore del mondo del lavoro con disabilità, attribuendo, e questo è importante che tutti noi ne condividiamo la portata, istituendo un fondo che va verso la formazione al lavoro e al sostegno all'occupazione di 50 milioni di euro, proprio per far sì che si agevolino l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Ma quali numeri ci sono oggi in Regione Lombardia? Allora, noi abbiamo iscritti alla legge 68 oltre 50.000 in Regione Lombardia persone con disabilità che sono in attesa di un'occupazione. Anche la nostra regione, come le altre, ha una percentuale imbarazzante di persone che sono in attesa di un'occupazione. Perciò siamo parallelamente allineati con una disoccupazione superiore al 60% delle persone con disabilità iscritte alla legge 68, perciò ai centri per l'impiego in attesa della chiamata, che dovrebbe essere supportata da un fondo che, ricordo, non è dotato di risorse, per così dire, pubblico, ma è dotato di quelle risorse che derivano dalle sanzioni e dalle esenzioni che le aziende versano nel fondo, appunto, istituito dalla legge 68, che dovrebbe andare a favorire quello che è l'inserimento delle persone con disabilità all'interno del mondo del lavoro. Perciò la strada da fare è molto ampia. Tenete presente che in Regione Lombardia nel 2019 sono state inserite solo, permettetemi di dire, 7.600 persone con un'iscrizione costante che supera quelli che sono gli inserimenti, perciò è un tema
che deve essere molto attenzionato all'interno della nostra comunità, perché è sicuramente un'emergenza rispetto a quel compimento che prima Laura richiamava rispetto al PEI, che è appunto la qualità della vita poi della persona, che parte dal momento della formazione all'inserimento lavorativo. Però la legge 67 sulla discriminazione, sull'applicazione nel mondo del lavoro, è molto circoscritto, e su questo appunto insieme a Laura abbiamo vogliamo condividere quelli che sono gli aspetti che come luogo di vita possono riguardare la discriminazione, che in questo caso non è il mancato inserimento rispetto alla legge 68, ma come ci spiegherà l'avvocato Abet, ha un suo contesto e un suo perimetro ben definito. Prego. Grazie per l'introduzione anche su questo argomento, visto che lavorandoci tu in prima persona ne sai anche più di noi tecnici del diritto. Io posso darvi soltanto quello che è la visuale, la fotografia di tutte le azioni che il centro fa in campo del lavoro. Un lavoro molto importante questo, perché in realtà purtroppo però si focalizza soltanto l'ambito della discriminazione rispetto al mantenimento del posto di lavoro in vari settori, ma tutta la parte precedente, eppure le richieste sono numerosissime, le richieste che ci arrivano di individuazione di discriminazione rispetto alle liste di collocamento, rispetto a tutte le questioni che ha posto Alberto, noi non siamo in grado purtroppo di dare delle risposte, non possiamo sostenere. Sosteniamo soltanto nella seconda parte, normalmente anche con una questione semplicemente stragiudiziale. In giudizio in realtà ci si arriva quando ci sono situazioni, chiaramente, però è già abbastanza, dico con le dita incrociate, tra virgolette, sufficiente in moltissimi casi il nostro di intervento, perché l'introduzione dell'accomodamento ragionevole con la Convenzione ONU e l'applicazione della legge 67 come monito, dicendo se non riuscite a eliminare questo ostacolo, questa barriera all'inclusione lavorativa, noi andremo davanti al giudice. E quindi già questo permette di mettere sull'attenti i datori di lavoro e riuscire a trovare quello che è il sistema migliore per tutelare i diritti della persona con disabilità o del familiare. Dico persona o del familiare perché i campi di applicazione dei nostri interventi sono innanzitutto, in premis, la fruizione dei permessi ex legge 104, come ad esempio il richiedere dei permessi anche là dove ci sono i turni. Pensate ai turni di una cassiera in un supermercato, come si deve intersecare con i diritti degli altri lavoratori. Oppure la fruizione del congedo straordinario, quel congedo particolare che è retribuito, concesso ai parenti delle persone con disabilità, e che l'EDA 5 anni fa ha ottenuto una vittoria bellissima, che anche questa poco conosciuta, che è stata quella di ottenere un provvedimento di un doppio congedo per un singolo genitore che aveva due figli con disabilità. Si trattava di una mamma che aveva due figlie con una disabilità gravissima, tutte e due allettate, e l'INPS aveva detto, interpretando la legge in senso restrittivo, che riguardava soltanto, si poteva prendere questo congedo soltanto una volta nella vita del lavoratore. Quindi anche se questa mamma aveva due ragazze con disabilità, avrebbe potuto prendere soltanto 2 anni di congedo. Certo, siamo dovuti andare davanti al giudice, è stato necessario fare un ricorso, però ha individuato la discriminazione e ha stabilito che era possibile ottenere il doppio congedo.
un congedo per una ragazza e un congedo per l'altra. Certo, l'INPS continua, non ha pubblicizzato, ma anche giustamente, questa sentenza, però sappiate che si può fare e quindi rivolgetevi, quando sentite situazioni di questo genere, ad un avvocato. Oltre alla fruizione di permessi e di congedi, ci diciamo imbattuti molto spesso nella possibilità, e solo la possibilità, non il diritto, di scegliere la sede più vicina, perché una persona con disabilità ha questo potere. E poi tutta la grande platea di situazioni in cui bisogna trovare degli accomodamenti ragionevoli per rendere la postazione fisica di lavoro adatta alle esigenze della persona e del lavoratore, come una scrivania speciale, più alta, più bassa. Abbiamo appena concluso, grazie però all'intervento dell'organo di vigilanza della ATS, un'avvertenza che è nata contro un'impresa, una fabbrica molto rumorosa, dove un lavoratore, che peraltro ci lavorava da 20 anni, quindi ben conosciuto, integrato, incluso, non poteva più utilizzare i suoi apparecchi acustici, ma aveva bisogno di un ausilio ulteriore e l'azienda non voleva concederlo. È stato, ripeto, necessario richiedere l'intervento dell'organo di vigilanza, però ci siamo riusciti. Nell'ambito del lavoro posso ancora un secondo solo, Alberto, ho visto che ti muovi verso il microfono, sempre anche qua rispetto al Covid, anche qua ci sono state tante richieste, congedi INPS fruibili durante l'emergenza e la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa anche in smart working. Sono situazioni che anche con il congedi Covid e poi con i congedi in quarantena possono far emergere situazioni di discriminazione e noi cerchiamo di rispondere ai datori di lavoro. Ecco, l'importante è sottolineare che la complessità nel luogo di lavoro sulla discriminazione è affrontabile attraverso gli strumenti che ci vengono messi a disposizione della legge. Tutto quello che sta all'esterno del tema della difficoltà nell'inserimento lavorativo difficilmente rientra all'interno del perimetro della legge 67. Perciò questo è molto importante, anche perché nel racconto di Laura ci si sofferma puntualmente su alcuni aspetti che come centro antidiscriminazione affrontiamo extra legge 67, ed è importante appunto essere sempre consapevoli del fatto che l'applicazione di questa legge non sempre trova il perimetro all'interno nel luogo del lavoro. Come ultimo tema, poi passeremo alle domande, abbiamo deciso, proprio alla luce del fatto che, come raccontavo all'inizio, noi ci aspettiamo in particolar modo dall'ente pubblico, insomma, quello che può essere una particolare attenzione sul tema della discriminazione, abbiamo deciso di mettere e di raccontare, di condividere la storia del museo. Questo per dire che uno dei temi che rimane sempre al centro e che affronteremo anche nell'ultimo incontro è quello delle barriere architettoniche, che ci fa particolarmente soffrire, in particolar modo quando il luogo in particolare è un luogo che dovrebbe essere accessibile a tutti i cittadini, come ad esempio il Museo di Monza. Prego, Laura. Allora, grazie. È una situazione particolare, assolutamente nata grazie alla segnalazione delle associazioni del territorio, la WILDM di Monza e l'EDA Monza e Brianza, perché una persona sulla sedia a rotelle voleva accedere all'arengario. Questo monumento, simbolo della città di Monza, è quel monumento del 1300, sì, comunque antico, bellissimo, quasi davanti al Duomo, totalmente inaccessibile, o meglio accessibile tramite una scala chiocciola interna, poi è stato fatto un broglio di scala esterna, diciamo così, per la normativa sulla sicurezza. E
Cosa hanno fatto quelli del comune di Monza? Hanno pensato bene di continuare ad utilizzare questo luogo totalmente inaccessibile anche nonostante le indicazioni delle associazioni del territorio, anche per mostre molto importanti, non per eventi di piccola entità. Andavano esclusi anche questi, però vi faccio l'esempio, hanno portato la mostra di Steve McCartney, scusate, che ha aperto a gennaio e le persone non potevano andarci. Poi è arrivata la pandemia e quindi si è fermato tutto comunque. Ma abbiamo dovuto mandare non una, non due, ma tre diffide. E alla terza finalmente hanno concesso la possibilità di fare un incontro tra noi associazioni e il nostro centro, perché noi abbiamo un centro che si occupa solo di barriere architettoniche, si chiama CRAVA, che è a difesa proprio dell'accessibilità e che è l'oggetto del terzo incontro di gennaio, che insieme ai tecnici del comune si sono uniti per vedere come riuscire a risolvere, anche trovando un accomodamento ragionevole, la situazione. Sì, è stato fatto questo incontro, è stato fatto un verbale, sono stati fatti numerosi passi e poi ad ottobre, bellissimo, hanno aperto un'altra mostra, come se non ci avessero assolutamente ascoltato, e hanno aperto una mostra su tutti i film di Hitchcock. Quindi anche questo con una situazione ben conosciuta che tutti possono, vogliono poter andare a vedere. Abbiamo mandato quindi la quarta diffida e credo molto sinceramente che a gennaio, e già ci stiamo per la verità attrezzando, dovremo andare davanti ad un giudice. Questo perché? Perché è una situazione lampante, cioè c'è una scala chiocciola. Quindi è evidente che l'associazione e noi in modo particolare abbiamo chiesto di spostare la mostra e di farla o alla Villa Reale piuttosto che alla Limonaia adiacente alla Villa Reale. E perché è una situazione proprio evidente che grida vendetta quasi. Perché le persone che non possono camminare o che fanno fatica, una persona anziana con un bastone, non possono accedere alle mostre. Ma così come provate a pensare a quante spiagge voi avete visto con le carrozzine gialle e blu, perché per tutti è possibile andare a fare il bagno in autonomia e quante non lo sono. E provate a pensare, mi avvicino alla conclusione, a quanti parchi giochi accessibili voi avete incontrato nella vostra vita, quante altalene accessibili, quante descrizioni di giochi sono accessibili. I casi di discriminazione relative alle barriere architettoniche sono facilmente aggredibili, sono intuibili immediatamente e come gli insegnanti di sostegno, le ore che mancano, sono eliminate sempre. Si vince sempre, cioè i giudici lo riconoscono ancora prima, però in pochissimi fanno ricorso. Quindi potremmo fare soltanto questo tipo di azione noi e vivremo soltanto di queste, però servono le vostre segnalazioni, perché senza non possiamo fare nulla. Quindi concludo, quando ci accorgiamo di vedere una situazione di discriminazione, dovete rivolgervi alle associazioni che tutela il diritto delle persone con disabilità. Quindi fatelo sempre. Io credo che sia importante essere consapevoli che la strada che noi cerchiamo di perseguire, che non vuole essere dominante rispetto alla consapevolezza del fatto che l'arengario del 1300 ha delle caratteristiche per la quale magari rimuovere la barriera architettonica può risultare difficile. Risulta inaccettabile il fatto che utilizzi quello spazio inaccessibile per le persone con disabilità, ma anche per le persone che hanno una difficoltà di deambulazione, che non rientrano, diciamo, nella comunità delle persone con disabilità, e nonostante che incontri quelle che sono le nostre istanze, fai finta di niente e vai avanti. Allora lì sì che subentra l'elemento nel quale rimane giustificabile l'utilizzo della legge 67.
Importante, come ricordava Laura, quella di segnalare, perché appunto anche prima di applicare un impianto di causa, molto spesso riusciamo a essere convincenti anche attraverso la segnalazione diretta fatta dal centro antidiscriminazione o dal CRABA. Perciò è molto importante, se vogliamo migliorare la qualità della nostra città rispetto alle barriere architettoniche, segnalare il più possibile situazioni che appunto non ci permettono di vivere nei luoghi. Adesso proviamo, Laura, a rispondere un po' alle domande che in chat ci sono state poste. Manu dice: la scuola non può non accettare studenti con disabilità solo nell'ambito dei gradi scolastici coperti dall'obbligo, oppure anche dopo la maturità? Allora, qua effettivamente non sono stata precisa per mancanza di tempo. Senz'altro per quanto riguarda l'accettazione degli studenti con disabilità, senz'altro nella scuola dell'obbligo e anche nella scuola secondaria di secondo grado. Dopo la maturità, quindi se ci si riferisce ai corsi di formazione professionali, magari quelli regionali o situazioni di questo genere, oppure all'università, l'obbligo di non accettazione non esiste più, ma ci sono tutta una serie di strumenti per difendersi nel caso in cui non venisse accolta. Bisogna capire il contesto, bisogna capire qual è la situazione precisa, se non si ha non si è potuti ad esempio accedere a quello che è il test d'ingresso in un'università a parità di diritti con gli altri. Allora qua bisogna entrare nel merito, nello specifico, nella specifica situazione. Quindi se comunque sappiate che il diritto c'è, nel momento in cui vi trovate in una situazione di questo genere, chiedete alle associazioni di settore o al centro antidiscriminazione. Ecco, Luca Manna riporta un po' il tema che abbiamo toccato rispetto ai particolari, no? Facendo questa domanda: come riconosco il limite tra discriminazione e limite dettato da adempimenti burocratici? Infatti lui segnala che a volte ha la sensazione che il non riconoscimento di un diritto sia dettato dalla sensazione di adempimenti non utilizzati, perciò uno sbarramento, se vogliamo, burocratico. È verissimo, ed è quello che proprio possiamo fare l'unione tra quello che ha iniziato a dire Alberto, proprio la primissima frase. Le leggi in Italia ci sono tante, i diritti vengono riconosciuti, però bisogna farli valere. Cioè la legge deve essere applicata e lo sbarramento burocratico, come facevo riferimento alle circolari IMSS sul congedo, piuttosto che adesso all'articolo 42 sull'assistenza continuativa o al luogo della residenza, è vero, ci sono delle situazioni che vengono, tra virgolette, poi normate, e possono essere soggette a interpretazioni varie, e poi vengono normate con delle circolari da parte dell'INPS. Ricordatevi anche questa cosa, certo non possiamo andare sempre contro l'INPS e pensando di vincere, però l'INPS è un... non un super in senso positivo, un iper, quindi in senso negativo. Vuol dire che è un istituto su cui bisogna sempre stare con le antenne alzate e andare a vedere bene quali sono le situazioni. Poi, ripeto, non sempre si può ricorrere, però tenete a mente di leggere a fondo le situazioni e non fermarvi ai primi no da parte degli operatori, tra virgolette, perdonatemi, burocratici. Sempre Luca si domanda che se sul tema del congedo ex articolo 42,5 del DLG 151... Ho già in parte risposto, credo. Rispetto a quello, l'ultima parte che hai detto sul rapporto, sì, con l'INPS. Sì, è la stessa cosa, in realtà è un limite burocratico questo, bisogna andare a vedere nello specifico la situazione del familiare di chi chiede
di chi chiede questo congedo. Quindi scriveteci. Possiamo, esatto, possiamo approfondirlo nella maniera specifica in modo da capire che tipo di azione. Lorenzo ci chiede se la chiusura degli ascensori delle metro un'ora prima della chiusura degli ingressi per cosiddetti normodotati discrimina, in quanto impedisce alle persone con disabilità di poter prendere l'ultima metropolitana. Questo riguarda il Comune di Milano. La domanda è cosa si può fare, però immediatamente vediamo, nel senso che è una discriminazione questa? In parte direi di sì, se ho ben compreso. Cioè per tutti viene chiusa alle 11 e la chiusura degli ascensori delle metro un'ora prima della chiusura degli ingressi. Cioè le persone con la carrozzina possono andare utilizzare la metro fino con un'ora in meno rispetto a tutti gli altri. Esatto. Se così fosse la discriminazione, cioè bisogna trovare un accomodamento ragionevole. Esatto, cioè, questo è assolutamente proprio riferito al luogo molto chiaro che è una discriminazione rispetto all'utilizzo di un servizio, in questo caso pubblico. Perciò allora non è vero che la chiusura della metropolitana è per tutti alle 11, è alle 11 per le persone che si possono arrangiare, alle 10 per le persone con disabilità. Questo è evidente. Tra l'altro devo dire la verità, non l'avevamo mai intercettato. Lo segnaliamo subito anche al CRABA perché mi sembra un elemento molto interessante e sono certo che verrà affrontato da ATM in maniera adeguata il tema appunto specifico. Annalisa. Questa qua l'ho letta io e posso rispondere io perché mi sento un punta sul vivo e mi spiace moltissimo. Sì. Si lamenta del fatto che ha fatto una richiesta a settembre, rispetto ad una situazione di discriminazione, di sua figlia alla scuola dell'infanzia, all'inizio dell'anno scolastico, ma dopo le prime due indicazioni non abbiamo proceduto. Come dicevo prima, noi riceviamo, guardi, circa un 70 richieste al giorno, perché tra telefonate e email questo è il numero, e siamo tre avvocati a tempo, no, due avvocati a tempo parziale e una persona due volte alla settimana. Quindi questa è la nostra situazione. Facciamo questo lavoro a titolo gratuito da 40 anni. Se non riusciamo a rispondere, se diamo una prima risposta e non riusciamo a portare avanti fino alla fine, vi chiediamo di avere la pazienza di ricontattarci e di farvi comprendere che voi volete andare avanti e che magari siete intenzionati anche a fare un ricorso. Se noi comprendiamo che c'è la volontà di andare fino in fondo, noi non la lasciamo mai finire, perché, come ho detto prima, cioè non lasciamo mai al caso, passa davanti a tutto, perché, come ho detto prima, facciamo cultura, non facciamo soltanto la difesa del diritto di vostra figlia, ma facciamo anche cultura con la dirigente e gli insegnanti della scuola, che quindi non commetteranno più una discriminazione nei casi successivi. Quindi questo per noi è veramente molto importante. No, ma io ritengo, anzi, ringrazio l'Annalisa di aver evidenziato questo aspetto, nel senso che noi autopromuoviamo il centro antidiscriminazione Franco Bonprezzi, autofinanziandocelo per avere tutte le competenze. Siamo sempre più consapevoli del fatto che dovremmo avere a disposizione, proprio perché parliamo dei particolari, proprio perché parliamo della necessità di interpretare le DGR, proprio perché fanno le leggi senza spiegarcele e farci comprendere come noi possiamo agirle, noi dovremmo sicuramente avere a disposizione molte più persone competenti come quelle presenti all'interno del nostro centro di discriminazione, proprio per disbrigare ed essere il più possibile a fianco delle nostre comunità. Sono contento nel leggere il testo che una delle associazioni, a prescindere che sia aderente a LEDA, abbia sostenuto quello che è stata la segnalazione che Annalisa ha voluto condividere.
mi sembra importante, Laura, a questo punto, visto che ce lo segnalano, dare dei riferimenti che magari possono essere appunto non a conoscenza di tutti, per contattare il centro antidiscriminazione, più che la mia mail, del quale io posso assolutamente condividerla, che è quella della Leda, perciò riferito a Leda, alberto.fontana@leda.it, mi sembra più importante che condividi l'indirizzo del centro antidiscriminazione, e in modo che chi non ce l'ha a disposizione possa appunto mettersi in contatto con voi. L'email è semplice, l'avete sentita talmente tante volte la parola oggi, antidiscriminazione@leda.it. Magari adesso in chat lo scriviamo, e se no per telefono, chi non potesse utilizzare il sistema delle email, lo trovate sul nostro sito, comunque è 0265 70 425, lo ripeto, 0265 70 425, dal martedì al giovedì, ossia martedì, mercoledì e giovedì rispondiamo al pubblico, ci sono degli avvocati che rispondono direttamente. Noi a questo punto ci congediamo, vi ringraziamo tutti per aver deciso di trascorrere con noi questo tempo. Siamo consapevoli che dobbiamo tutti insieme rafforzare quello che chiamiamo empowerment della nostra comunità, per far sì che effettivamente tutti i diritti che riguardano le persone con disabilità siano realmente esigibili, e che perciò non siano semplicemente carta scritta e non una possibilità di emancipazione della nostra comunità. Perciò grazie a tutti, vedo che Alessandro è ancora presente, se vuole, sì. Se vuole salutare, no. Noi vi ringraziamo. Sì, un saluto anche da parte mia, e un augurio a tutti per le prossime festività, sperando che il 2021 ci porti qualcosa di meglio del 2020, ecco. Diciamo che c'è vita facile. Questo è l'augurio più sincero che posso fare. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Grazie a te, grazie a tutti voi. Buon Natale, grazie.